sono Emanuela Caorsi, amo cucinare e voglio portarti con me nel fantastico mondo dell'alimentazione olistica. Se sei alla ricerca di una cioccolata calda, facilissima da fare, incredibilmente buona e senza zucchero, sei arrivata nel posto giusto. Se mi segui su Instagram sai che l'hot cacao è la mia colazione preferita. Una coccola di prima mattina, super nutriente e il fatto che non abbia zucchero non crea picchi glicemici. E quindi arrivo tranquillamente fino a pranzo. Questa ricetta è senza glutine, vegan e senza zucchero. Prepariamola insieme così vedrai quanto è facile farla. Per preparare la nostra cioccolata calda o hot cacao ci servono cacao in polvere, olio di cocco, noci di macadamia, sale integrale e acqua naturale. Per prima cosa preleviamo una piccola manciata di noci di macadamia, ricche di grassi monoinsaturi come quelli del nostro olio extravergine di oliva, e mettiamole nel frullatore. Ora preleviamo una bella cucchiaiata di cacao. Io uso il cacao crudo, ricco di antiossidanti e magnesio, ma se non lo hai puoi tranquillamente utilizzare il classico cacao in polvere. Ovviamente senza zucchero. Versiamo quindi il cacao nel frullatore. Adesso aggiungiamo l'olio di cocco, ricco di grassi saturi a catena media, che ci regalerà subito una sferzata di energia. Un pizzico di sale integrale, che esalta il sapore del cacao. Ed infine l'acqua calda non bollente. Io ne aggiungo sempre 500 ml perché la mattina sento il bisogno di bere tanto, ma tu puoi usarne molta meno per una cioccolata calda ancora più densa. Azioniamo il nostro frullatore e frulliamo per circa 60 secondi. Il nostro hot cacao è pronto. Ora non ci resta che versarlo in una tazza, sederci comode e sorseggiarlo con calma pensando a cose belle. L'ingrediente principale del mio hot cacao è cacao crudo. Ma qual è la differenza tra cacao crudo e il classico cacao che si acquista al supermercato? La principale differenza è che il cacao crudo è ottenuto da fave fermentate e non tostate, che vengono semplicemente essiccate. Questo fa sì che i nutrienti del cacao vengano mantenuti intatti, in primis l'altissimo contenuto di magnesio e di antiossidanti. Nel caso in cui non lo trovassi, va benissimo sostituirlo con un cacao che puoi acquistare al supermercato bio. Attenzione però che sia senza zucchero. Puoi sostituire le noci di macadamia con degli anacardi, oppure per una versione ancora più sfiziosa con delle nocciole tostate. Come avrai notato, io non ho utilizzato alcun dolcificante perché ormai sono 6 anni che praticamente ne faccio a meno. Quindi per me è molto più importante sentire il gusto del cacao e poi già le noci di macadamia e l'olio di cocco dolcificano a modo loro questa deliziosa cioccolata calda. Nel caso in cui ti faccia però piacere aggiungere un dolcificante, prediligi datteri o magari un pochino di sciroppo d'acero o perché no, dello sciroppo di cocco. Il mio consiglio è di prepararla e berla subito. È incredibilmente buona e sono certa che te ne innamorerai. Un piccolo accorgimento: nel caso in cui non avessi un frullatore molto potente, puoi sostituire le noci di macadamia con degli anacardi messi in ammollo per almeno 2 ore e poi scolati e sciacquati. Oppure con un cucchiaino un po' abbondante di burro di macadamia o burro di anacardi. Spero di cuore che il video di oggi ti sia piaciuto e ti sia stato utile. Se ti fa piacere lascia un like o un commento e non dimenticarti di iscriverti al canale cliccando qui a fianco o qui sotto. Mi raccomando, seguimi anche su Instagram, mi trovi come Emanuela_Caorsi. Grazie ancora per essere stata con me e ci vediamo nel prossimo video per cucinare di nuovo insieme.